bentornati ad una nuova puntata di Talking with Friends. Ragazzi, non siamo nel salotto di Dames of the Box, siamo in un altro salotto. Trasferta breve per noi perché siamo a Milano e siamo nel box di Reebok CrossFit Officine. Ospite con me oggi Ernest Briganti. Ciao Ernest. Ciao a tutti. E chi è colui? Lui, colui che tra poco vedremo calcare il floor del Woodapalooza. Sono Lillo. Lui, Stefano Migliorini. Ciao ragazzi, intanto grazie di aver di ospitarci in questo salotto. E che dire ragazzi, noi ci eravamo visti qualche settimana fa proprio in occasione delle Fall Series, dove noi eravamo lì a fare interviste proprio a parlare anche di quello che sarebbe stato appunto il Woodapalooza, che ragazzi manca pochissimo, manca una settimana, Stefano, come, anzi forse anche meno, come andiamo? Sono super carico e proprio appunto perché andrò a gareggiare dopo tanto tempo al Woodapalooza, quindi una competizione con grandissimi atleti a livello mondiale. Già questo mi fa sentire assolutamente super pieno di energie e pronto per dare il meglio di me. Okay, questa è una grandissima occasione che ho per ricominciare a gareggiare, quindi e dare del mio meglio in competizione. Ricordiamo che tu insomma hai subito un infortunio alla spalla ai CrossFit Games del 2019, se non ricordo male. Sì, sì. Ti sei portato un po' dietro questo infortunio e quindi tra una settimana sarà forse proprio il ritorno a una competizione importante. Sì, esatto, sarà così. Adesso ho recuperato al 100% la mia spalla, ovviamente qualche carico magari ancora non è a livello di come era prima, ma sono pronto a dare il tutto per tutto in questa competizione e vedremo che cosa succederà. Ernest, insomma, è una bella esperienza, una bella responsabilità anche per quanto riguarda il coach che vede il suo atleta che partecipa ad una competizione così importante. È gasato. Il coach è gasato, finalmente. Era un po' di tempo che Stefano non gareggiava a livello mondiale e quindi finalmente, anche perché dopo la qualifica per i Games del 2020 che abbiamo visto da casa, però sì. Abbiamo visto da casa la qualifica dei Games per il 2020, finalmente riesce a tornare su uno stage internazionale e quindi sì, sono sei gasato anche tu. Sì, tantissimo. Assolutamente. Senti, invece come si gestisce, appunto Stefano ha avuto questo infortunio importante che l'ha allontanato per un po' dalle gare importanti, un coach come gestisce una situazione del genere quando hai un atleta? Appena i medici hanno dato l'ok per poter ricominciare a lavorare, Stefano ha fatto un percorso legato più al rinforzo dell'articolazione, più al rinforzo delle posizioni e poi molto gradualmente è ritornato a utilizzare sovraccarichi, a recuperare i movimenti. Non c'è una vera e propria via unica per gestire un evento del genere, perché è totalmente relativo al singolo atleta, al singolo individuo. Quindi la cosa bella che abbiamo fatto sicuramente è non solo lavorare dal punto di vista della terapia fisica, ma abbiamo lavorato anche proprio sulla memoria neurale legata all'infortunio. Mm-hmm. con un terapista che ci ha aiutato, che è un amico, facendo un ottimo lavoro di ricostruzione e recupero rispetto all'infortunio, proprio a livello di memoria nervosa, fatto nella vasca di deprivazione. No, abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare. E no, visto che invece qui appunto farà un viaggio non in Europa ma oltreoceano e c'è anche appunto la questione del fuso orario, avete fatto una preparazione specifica anche per qualche tips che ci date? Allora, quella la specialista è Alessandra, però quando arriva sicuramente avrà una bella dose di melatonina massiccia, credo molto molto superiore, credo, non so, adesso ripeto, non è il mio caso. No, ma credo dai 15 ai 20 mg, roba del genere. Sì, sì. Dormo per 36 ore. Poi tu ci hai detto che
partirei a giorni, quindi a lunedì, sì. sei lì a prendere possesso della situazione. Esatto. Senti, aspettative per questi 3 giorni di gara? Quattro giorni di gara, quindi insomma belli intensi. Sarai in team, ricordiamo. Sono in team con altri 2 ragazzi, Pietro Anderloni e Manfredi Ottavi, esatto. Mm-hmm. E niente, le aspettative sono sole, occhiali da sole. Ok. Sdraiato sulla spiaggia. No, ovviamente. Abbiamo già idea di qualche workout che ci sarà nella competizione. Abbiamo visto che sono usciti. Non sono usciti tutti, okay. Ne è uscito qualcuno, quindi ci stiamo preparando per affrontare questi intanto. E per tutto il resto siamo sempre pronti, quindi siamo pronti tutti certo. i giorni dell'anno allenandoci con la programmazione, quindi non è nulla di così diverso se non che la sensazione della gara. Sì, certo, il pubblico e insomma l'adrenalina di competere sicuramente con altri atleti sul floor. Come appunto tu sarai in team e ognuno però è a casa sua, nel proprio box, no? Come vi confrontate? Come si lega un team che poi non si allena insieme? Noi ci sentiamo giornalmente tramite i social, piuttosto che WhatsApp, piuttosto che messaggi vari, ci confrontiamo nella programmazione, che è la stessa programmazione di Ernest. Sui risultati dei workout giornalieri che facciamo, e ogni tanto ci riusciamo a trovare qua al box per allenarci insieme. Ovviamente non è una cosa che facciamo tutti i giorni, certo. Però capita spesso che ci ritroviamo per allenarci insieme. Ernesto, cosa? Di base cercando di trovarsi. Adesso fortunatamente l'ultimo weekend di allenamento condiviso tra di loro è stato poche settimane fa, e dove hanno fatto anche un team workout e di base insomma cercano di allenarsi insieme. Ma ci sono delle differenze nel preparare una gara a team rispetto ad un individual? Dal punto di vista della preparazione, fine a se stessa, cioè miglioramento di tutte le capacità condizionali richieste per andare bene in gara, no. Mm-hmm. Dal punto di vista della gestione, una vagonata. Sì. E queste differenze si evidenziano quando si è sul floor, perché i team che si allenano sempre insieme hanno chiaramente un affiatamento, certo, un feeling che è completamente diverso da quello che ha un team di atleti che si conoscono bene e che sanno anche gestire e interpretare bene la prova, ma non si allenano quotidianamente certo. insieme. Questa è sostanzialmente la differenza. Prima volta a Miami, tu come coach hai portato... Prima volta che guardo due team, ma li guardo anche da casa. Anche stavolta li guardo da casa. Per causa di forza maggiore, no, di solito seguo sempre sì. gli atleti, perché è una cosa che amo fare, mi piace, imparo molto quando vado in gara, quando vado in trasferta, soprattutto in stage di gara insomma importanti come il Lollapalooza o come Games. Purtroppo non posso partire per motivi familiari e quindi sarò molto impegnato. Il fuso orario è abbastanza amichevole, ma sarò molto impegnato insomma. Invece per te, Stefano, la prima volta ha avuto sì, qualcosa? Per me è la prima volta che vado là, e quindi come dicevo prima sono super gasato per il posto, per gli atleti con cui mi confronterò e per quello che cercherò di fare io stesso. Questo è quanto. Beh, insomma, sicuramente è una bellissima esperienza. Quello che si sente dire è che il Lollapalooza è quasi, diciamo, forse come esperienza è quasi paragonata ai Games, che tu però questa volta non ci puoi dire se è veramente così, perché appunto li segui da casa, però ai Games tu ci sei stato. Sì. Trovi delle differenze per quanto riguarda dal punto di vista organizzativo una appunto competizione americana come i Games rispetto ad una europea? Beh, sì, ci sono. Allora, le differenze sono chiaramente per l'importanza del titolo in premio e la macchina organizzativa che c'è dietro, quindi ai Games c'è un volume di volontari, di effort da parte di tutto il team, da chi decide a chi esegue fino a proprio ai ragazzi che spostano l'attrezzatura sul campo
sfogare tra una hit e l'altra o tra un workout e l'altro, che è difficilmente replicabile. Le gare che negli anni si sono distinte in tutto il mondo, non solo in Europa, quindi gli eventi sanzionati fondamentalmente, mm-hmm. quelli che insomma poi CrossFit ha deciso di premiare col marchio CrossFit, sono comunque eventi organizzati benissimo, mm-hmm. che non hanno nulla da invidiare, però chiaramente sono eventi minori. Certo. Stiamo parlando di un Grand Prix rispetto alle Olimpiadi, ecco, insomma, la differenza sostanzialmente è questa. E tu come coach quante volte sei stato ai Games a portare i tuoi atleti? Due volte. E rispetto alle due edizioni in cui sei stato presente, hai trovato delle differenze? Ho fatto l'edizione pre-Covid, mm-hmm. poi appunto nel 2020 purtroppo ci hanno detto di rimanere a casa e poi ho fatto l'edizione post-Covid con Antonio Sala e non ho trovato, al netto delle chiaramente delle regole anti-Covid, certo. delle precauzioni, non ho trovato una grandissima differenza a livello organizzativo, nel senso che comunque lo standard era molto alto sia nel 2019 che nel 2021. E invece hai trovato differenza rispetto a prima, che era Reebok, mentre quest'anno era targato Noble? La differenza era sostanzialmente che lo stand della Reebok adesso c'era scritto Noble. Quindi nessuna. No, c'era l'apparel, era un apparel diverso. No, a livello di organizzazione, di evento, di venue, di disposizione, di tutti gli spazi era esattamente identico. E invece Stefano, tu sei stato per pochissimo, hai calcato appunto il floor dei Games, perché insomma questa spalla... Quel poco che ci sei stato come rappresentante italiano individual, com'è stato? Beh, è stato più che altro una soddisfazione raggiungere quel posto. Certo. Quel posto, cioè, in realtà non è quando sei lì, è tutto quello che hai fatto per essere lì. E quello l'ho vissuto veramente bene, ok? Nel senso che mi sono sudato quei due minuti di gara che sono andato a fare, sicuramente. Quindi la mia prima più grande soddisfazione è stata essermi qualificato per andare là. Poi sicuramente avrei voluto poter dire la mia sul campo gara in maniera diversa rispetto a come è andata, però sapevo che avevo un deficit fisico, ci ho provato ed è successo quello che potevo aspettarmi, ossia che mi è riuscita la spalla e che quindi mi sono dovuto fermare. Ma ci riproverai quest'anno? Ci riproverò sempre, sicuramente. Certo. Quest'anno, l'anno prossimo, ai Master. Come no, assolutamente, i Master, poi tra l'altro appunto tu Ernest hai portato Antonio Sano, un Master. C'è differenza tra portare appunto un individual elite rispetto a un individual Master? Beh, la preparazione sì, è diverso, perché allora innanzitutto man mano che ci si avvicina all'evento di gara diventa tutto sempre più customizzato sul singolo. Chiaramente le esigenze di un atleta di 35, 40, certo. 45 anni sono diverse da quelle di uno di 25, 20. Nonostante debbano sempre fare CrossFit, quindi alcune cose sono assolutamente identiche, ma gli stimoli vengono declinati in maniera diversa. Questa è la differenza principale. È sempre comunque una bella soddisfazione vedere, insomma, al di là che sia uno, appunto, un giovane o comunque... No, è bellissimo. L'ambiente Master io l'ho scoperto per sbaglio. Noi lo adoriamo, premettiamo, noi lo adoriamo. Sì, condivido totalmente. Avevo fatto anche un post quando siamo tornati dai Games. È completamente diverso, si respira un'aria decisamente più sana. Avevo scritto, perché mi era venuto in mente come esempio, che l'ambiente dei Master nel CrossFit sta a quello degli individual come la MotoGP sta alla Superbike, mm-hmm. Cioè è completamente diverso, cioè negli individual come nella MotoGP sono lì, cioè sono
vivono una vita d'inferno, in area warm up sono attenti, una vita d'inferno nel senso buono, certo. Nel senso che sono tutti lì per fare quello che gli piace. In area warm up l'aria si taglia col coltello, l'ambiente master è super collaborativo, sono tutti molto più rilassati, cioè di tutti quelli che sono i valori dello sport, che poi si traslano molto poco nello sport agonistico, perché ovviamente entrando in gioco il denaro è un lavoro per le persone che sono lì e quindi hanno la stessa ambizione, la stessa cattiveria di The Wolf of Wall Street, perché quelli che devono portare a casa la pagnotta, cioè hanno 3 giorni all'anno per portare a casa la pagnotta. Nell'ambiente master non c'è questa cosa, c'è proprio un'estrema collaborazione, è molto bello, è molto diverso, l'ho scoperto per fortuna quest'anno. E infatti quello che volevo domandarti, come ci sei arrivato ad allenare, a essere coach di atleti master? Come ti... Ah no, mi ha chiamato... Stato casualità? Sì, sì, assolutamente una casualità, mi ha chiamato Antonio dicendo mi sono qualificato per i Games, però non so che cazzo devo fare. E io ho detto, beh, bene, abbiamo un sacco di tempo, mancano giusto 8-10 settimane. Ah, ecco. Ho detto, ok, vediamo. Quindi cosa dovuto metterti lì. È un atleta pensante, Antonio, quindi ti aiuta molto, ti dà un sacco di feedback. Insomma, abbiamo fatto un ottimo lavoro perché lui è arrivato veramente in una buona condizione alla gara. Quindi sono contento. Sì, sì, sì. E continuerai sempre su questa strada anche dei master. Magari ti chiama qualche d'un altro. No, ma io seguo. No, ma io non c'è questione di master o individual. Cioè, ho cominciato a lavorare con Antonio, sto continuando a lavorare, lavoro con Stefano da più di 10 anni e continuo a farlo, cioè lavoro con gli atleti che desiderano allenarsi con certo, il nostro team. Basta. Invece Stefano, io ho una curiosità, com'è invece Ernest come coach? Vado in bagno. Ho questa curiosità, com'è come coach? Vabbè, appunto, siamo da più di 10 anni, quindi è un rapporto oltre che coach atleta anche di amicizia, quindi è un rapporto un po' diverso magari che si può legare in altre situazioni con altre persone, però quello che posso dire è che quello che mi dà da fare io lo faccio e andiamo d'accordo. E lui lo fa. Sì. Cerco, svolge bene il compito. Cerco di farlo, esatto. Diciamo che abbiamo tanti momenti di confronto. Esatto. C'è il giusto feeling per poter portare avanti. Tranquillità, nel senso, oppure è capitato nei momenti in cui ci sono delle visioni un po' diverse. Ma no, ci scagniamo. Forse è quella la chiave del... Ci scagniamo, ci siamo scannati un sacco di volte. Sì, ma è una cosa sana, cioè una roba sana, no? Non essere d'accordo su alcuni aspetti di quello che si deve fare e comunque trovare una quadra, poi cioè, credo che faccia parte dei veri rapporti umani. Certo, quindi insomma... È l'unico. Ah, ok. Quindi con tutti gli altri non ho questo tipo di atteggiamento. Perfetto. Cioè, se non fai quello che dico io, te ne vai a fare. Ma secondo te, Stefano, come mai questa... Forse perché siete simili? Ah, può essere. Sicuramente. Ragazzi, sicuramente. Ci sono arrivata. Tu e Stefano, tra l'altro, hai anche un molteplice ruolo, perché sei coach anche tu. Sì, anche io insegno. E anche tu come... Non faccio le programmazioni come fa lui, okay. Ovviamente. Io lavoro qua al box e faccio le classi e mi piace farlo, mi piace cercare di trasmettere il più possibile quello che pratico io alla gente che vuole semplicemente anche solo allenarsi oppure mettersi in forma. Ovviamente non nella stessa maniera, nel senso che capisco e cerco di differenziare, certo, gli obiettivi di ciascuno e cerco di renderli più facili da applicare a quello che vogliono fare. Ma tu come sei come coach? Sei un coach che stimoli molto i tuoi ragazzi? Come ti definisci? Allora, questo non è che posso dirlo io. Severissimo, non dice. Non rompe i coglioni a me. Si incazza come una iena quando non fanno quello che dice lui. Non è vero, guarda, cerco di stimolarli il giusto, quello che serve per farli progredire verso un miglioramento. Poi ovviamente poi cerco anche di capire e adeguare questa
come che posso dire, questo mix, sì, questo mix a ciascuna persona, perché magari una persona ha bisogno di determinati consigli detti in un certo modo piuttosto che un'altra che magari ce l'ha bisogno detti in un'altra maniera, certo. Se no non li capirebbe. Insomma, cerco di fare anche questo tipo di lavoro qua e mi piace farlo, mi piace cercare di capire queste differenze e cercare di applicarle. Mi viene questa domanda, siccome appunto tu sei atleta e anche coach, sarà anche questo motivo forse ogni tanto vostro discontro, in quanto lui essendo anche coach ha una visione magari? No, è proprio una questione, più che altro di veduta su determinate cose. Sì, ma ti ripeto, tutte robe normalissime. Tutte robe, ragazzi, in realtà tutte robe siamo normali. Arrivati qui parlando. La domanda è, siete arrivati al CrossFit insieme? Sì, l'avete conosciuto insieme oppure siete arrivati da percorsi diversi insieme a 10 anni? Siamo arrivati da percorsi diversi, io ho cominciato a fare CrossFit e poi ho conosciuto Stefano e ho cominciato ad allenarlo. Quindi no, arriviamo da... non abbiamo cominciato insieme. Bene ragazzi, allora appunto ripeto, manca meno di una settimana a questo evento atteso, che dove ci sarà un bel gruppo italiano, una piccola Little Italy in Miami. Sì, finalmente. Finalmente, direi sì, è vero, perché insomma anche noi che guardiamo da casa questi eventi importanti, vediamo sempre magari uno o due italiani presenti, mentre cominciamo a vedere finalmente anche il movimento italiano, degli atleti italiani che vanno nelle grandi competizioni. No, è bello perché si sono qualificati due team nella categoria elite, quindi insomma insieme ai mostri sacri ci sono Stefano, Manfredi e Pietro, e nelle ragazze Antea Longo, Marta Ricottini e Chiara Salandra, e quindi due team, un team femminile e un team maschile, e insomma insieme ai più forti, quindi meglio di così. Bella soddisfazione per quanto riguarda il movimento italiano, sicuramente appunto ripeto, vedere finalmente un bel gruppo di italiani che gareggia una competizione così importante è stimolante, ti dico tantissimo. Noi di Dynamic State Box vorremmo tantissimo andare a Miami, ma ci arriveremo ragazzi a commentare, a supportare gli atleti italiani. Insomma, sono contenta di aver fatto queste due chiacchiere con voi, quattro chiacchiere forse sono diventate, però un grandissimo bocca al lupo Stefano, Ernest da casa anche tu, commenteremo, faremo grazie. Il tifo ai ragazzi, ci vediamo al ritorno, sperando insomma che questa ritorno alle gare per te Stefano sia proprio un trampolino di lancio per arrivare chissà dove, ad altri traguardi. Grazie tantissimo ragazzi, a voi, alla prossima. Grazie a voi, ciao.